Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Io sono Martina e in questo canale parlo di libri, mindfulness e condivido i miei vlog. Oggi voglio parlarti della mia TBR autunnale. Non so da quanto mi seguite, ma se lo fate da un po' sapete che io ogni anno faccio la mia TBR autunnale, cioè una lista di libri che voglio leggere entro la fine dell'anno. Di solito sono titoli che aspettano da un po' sugli scaffali della mia libreria e è come se alla fine dell'anno io volessi mettere un punto, no? E proprio ricominciare da zero, quindi cerco per quanto possibile di terminare tutti i libri o comunque quasi tutti quelli che devo ancora leggere e che sono appunto nella mia libreria, per poter poi ripartire nel nuovo anno con tante nuove letture, poter comprare tanti libri nuovi. Ora, io quest'anno lavoro in una libreria, se mi seguite su Instagram lo sapete, quindi ho accumulato qualche libro in più del solito e ho fatto una TBR di 8 libri che vorrei leggere entro la fine dell'anno. Me ne sono rimasti fuori 3 o 4 che sono però dei libri un pochino più corposi e non ce l'avrei fatta, ecco, a leggerli entro il 31 dicembre. Prima di iniziare però vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare la campanella in modo da ricevere una notifica ogni volta che uscirà un mio nuovo video e se non lo fate già seguitemi appunto anche su Instagram, io sono Martina Tazza. Cominciamo! Ora, in realtà la mia TBR sarebbe di 7 libri, non 8, però ne ho messo uno in più come bonus, vediamo se ce la faccio. Anche perché non sono sicura di riuscire a leggerli tutti entro il 31 dicembre, dipende da tanti fattori, dal tempo che ho, da quanto sono stanca la sera, perché tendenzialmente leggo molto la sera, e vediamo. Vediamo da quanto tempo impiego nella lettura, perché magari alcuni libri potrebbero risultarmi più pesanti, non lo so. Comunque, il mio obiettivo è questo e cercherò, ce la metterò tutta per farcela. La mia piletta di libri è qui accanto a me, comincio con un libro che ho già letto, cioè quando ho stilato la mia lista di libri da leggere entro la fine dell'anno, questo ce l'avevo in lettura, l'ho inserito e appunto nel frattempo l'ho finito. E sto parlando di Come hai detto che ti chiami di Paola Russo. È un romanzo, diciamo come quando descrivo questo libro dico che è come guardare una commedia romantica, ecco, come genere di film. E l'ho preso al Salone del Libro di Torino e devo dire che mi è piaciuto. Non è un libro perfetto perché secondo me ci sono dei difetti, soprattutto nella parte centrale del libro, però non voglio soffermarmi troppo su questo perché ve ne parlerò in un video dedicato, insomma, alle letture e quando farò delle recensioni un po' più approfondite. Comunque, tendenzialmente mi è piaciuto, l'ho letto volentieri, è una lettura molto leggera, proprio la classica lettura da ombrellone che però io ho fatto in autunno e niente, quindi già uno è andato. Poi, il secondo libro invece ce l'ho in lettura in questo momento ed è Guida per cauti viaggiatori alle lande desolate, un libro che sto adorando, ho superato da poco la metà, spero veramente di finirlo al più presto, ma succederà perché veramente mi sta piacendo moltissimo. È un libro... non saprei come definire questo libro perché ci sono degli elementi fantasy, però non è un libro fantasy, anche perché non è il mio genere, quindi tendenzialmente non leggo libri fantasy, ma questo mi sta proprio piacendo tanto perché l'atmosfera è alla Jules Verne, sembra veramente di leggere uno dei suoi libri, una bellissima avventura su questo treno che da Pechino deve arrivare a Mosca in un viaggio lungo all'incirca 15 giorni, se tutto va bene. E un viaggio che appunto questo treno compie attraversando le lande desolate, quindi questo territorio pericolosissimo che ha degli effetti non solo sul treno in sé ma anche sui suoi passeggeri e insomma questi passeggeri decidono di fare questo viaggio diciamo a loro rischio e pericolo, insomma ci sono dei personaggi veramente interessanti, la storia è avvincente, mi sta piacendo molto. Poi abbiamo un altro librettino preso sempre al Salone del Libro di Torino, Luna e la Libreria Errante, un libro piccolissimo, veramente, quindi questo conto di leggerlo sicuramente entro la fine dell'anno, e appunto è forse l'ultimo che mi è rimasto da leggere, penso, no, ce n'è anche un altro, però vabbè, di quelli che avevo preso al Salone del Libro, e niente, questo sarà una delle mie prossime letture, anche perché credo, se non lo finisco in un giorno, al massimo in 2 giorni lo finirò.
Passiamo poi al quarto titolo, che invece è un pochino più grossotto, e sto parlando di Sulla via dell'incenso di Jamie Ford. Allora, Jamie Ford è l'autore del Gusto proibito dello zenzero. Non so se l'avete mai letto, è il suo titolo più famoso. A me piacque, all'epoca l'ho letto anni fa, diversi anni fa. Questo libro l'ho comprato alla libreria Odeon, non so se la conoscete, è piuttosto famosa a Firenze. Questa libreria, Giunti, oltretutto, che è stata creata all'interno di un cinema storico di Firenze, veramente bellissimo. Infatti è possibile proprio girare tra gli scaffali e curiosare tra i libri, mentre nel frattempo vengono proiettati dei film, veramente molto molto suggestivo. E ho preso questo, quindi è passato diverso tempo, perché era l'inverno scorso. E ancora non l'ho letto, quindi questo è quello un pochino più lungo. Non ricordo neppure bene la trama perché l'ho letta all'epoca e poi se la dimentico tendenzialmente non la rileggo perché così non ho spoiler, è tutta una novità. E niente, però non vedo l'ora di farlo perché mi ricordo che la scrittura di Jamie Ford mi piaceva veramente moltissimo. Lui spesso parla di temi come immigrazione, razzismo, integrazione di nuove culture, eccetera. Quindi credo che mi piacerà. Adesso invece vi parlo di un titolo che veramente ho delle aspettative molto alte e spero che vengano mantenute. E sto parlando di Sirene di Emilia Hart. Allora, prima di tutto, la copertina, che è una cosa fantastica. Emilia Hart è l'autrice di Wayward. Wayward è stato un libro di grande successo, se ne è parlato tanto quando è uscito ed era veramente, è stata veramente una storia meravigliosa, accattivante. Io l'ho divorato. La storia di tre donne appartenenti alla stessa famiglia, ma vissute ovviamente in epoche diverse, che devono affrontare situazioni diverse e riescono a riscoprire il potere che è dentro di loro e che le fa, dà loro la forza per combattere le ingiustizie, che stanno vivendo, come ho detto, appunto in epoche molto diverse. Pensate che la prima, diciamo, donna di questa famiglia è appunto una strega o comunque viene accusata di stregoneria. È veramente molto bello e appena pubblicato, l'autrice ha pubblicato un nuovo libro, l'ho preso immediatamente. Spero veramente che sia, se non all'altezza di Wayward, perché a volte non si riesce con il secondo romanzo a mantenere gli standard così alti, però comunque credo che sarà una lettura piacevole. Ho sentito dire che insomma, tendenzialmente riprende un po' la struttura, ecco, di Wayward e niente, spero che mi piacerà, però ripeto, anche solo la copertina già promette bene. Poi passiamo a un altro libro che invece mi sembra la lettura perfetta per l'autunno ed è Bed and Breakfast and Books di Frida Skibek, non so come si possa leggere, scusate. Allora, questo libro è un misto tra, diciamo, un romanzo e un thriller, un giallo, perché praticamente, qui mi ricordo molto bene la trama invece perché mi aveva intrigata, è la storia di questa donna che diciamo, aveva una sorellina quando erano piccole che è scomparsa, non è mai stata ritrovata. Lei è cresciuta e in età adulta riceve una lettera, una busta con dentro un ciondolo. Questo ciondolo apparteneva alla sua sorellina scomparsa. Decide quindi, dopo tanti anni, di riprendere le ricerche e si reca nel luogo dove la bambina era stata vista per l'ultima volta. Qui trova posto per, insomma, alloggia in un bed and breakfast dove c'è anche un club del libro al suo interno, nel senso che ci sono delle signore che si ritrovano in questo bed and breakfast per parlare di libri. Quindi queste signore non solo la coinvolgeranno nel mondo dei libri, ma l'aiuteranno anche a indagare per insomma, risolvere il mistero di sua sorella. Quindi, insomma, sembra un libro accattivante con questi colori super autunnali. Devo assolutamente leggerlo adesso, ecco, in questi mesi. Allora, abbiamo parlato di 1, 2, 3, 4, cade tutto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 libri. Bene, manca il settimo e il bonus. Allora, il settimo non ce l'ho qui con me perché ce l'ha la mia mamma ed è La Treccia. Vi lascio magari l'immagine da qualche parte. Questo libro lei l'ha divorato. Voi sapete che io condivido moltissime letture con la mia mamma. So che ne è stato tratto un film o una serie TV, non ricordo. Comunque
è stato anche trasportato, ecco, trasformato e trasportato sullo schermo e quindi niente, io sono molto curiosa di leggerlo, preferisco leggere il libro, ecco. È la storia di tre donne, appunto di una treccia, anche la treccia è composta da tre parti, quindi queste tre donne che vivono situazioni molto diverse l'una dall'altra, perché proprio vivono in paesi molto distanti tra loro, ma ognuna con i propri problemi, le proprie difficoltà da affrontare e in qualche modo le loro vite si intrecceranno, appunto. Questo è veramente, sembra proprio il mio genere e ripeto, i gusti della mia mamma non si discutono perché tendenzialmente mi consiglia bene, quindi è un altro libro che vorrei leggere entro la fine dell'anno. Infine, l'ultimo libro che è un bonus, non sono sicura di riuscire a leggerlo per l'appunto, me lo lascio un po' così in sospeso, che se non ce la faccio non importa, è sempre un libro che ha mia mamma ed è Come l'arancio amaro. Questo libro quando è uscito ha avuto un discreto successo perché ha ripreso un po', diciamo, il filone della portalettera, il cognome delle donne, quindi di quei libri di autrici italiane che parlano di donne per l'appunto, della loro forza, della loro tenacia, della loro capacità di affrontare le problematiche dell'epoca in cui sono vissute e quindi appunto è stato, diciamo, un libro che ha incuriosito molto, è stato anche molto letto. In questo caso la trama mi affascina particolarmente perché si parla di adozione, tra virgolette, nel senso che la protagonista del libro scopre che nella sua famiglia, una donna della sua famiglia era stata accusata di non aver partorito la propria figlia, ma di averla comprata. L'argomento è questo, mi intriga moltissimo, capirete perché, e quindi mi piacerebbe leggerlo. Quindi se non ce la faccio entro il 2024, lo leggerò sicuramente, il prossimo anno. Bene, io ho finito. Diciamo che so già con cosa iniziare l'anno, perché sono avanti, però non ve lo svelo adesso e basta, quindi io mi fermo qui e lascio a voi la parola. Fatemi sapere nei commenti se questi libri che vi ho mostrato vi incuriosiscono, ma soprattutto se li avete letti, magari datemi la vostra opinione così capisco con quali iniziare, a quali dare la precedenza, eccetera. E fate il tifo per me perché spero di riuscire a finirli tutti entro la fine dell'anno. Ce la farò? Non lo so. Ci proverò. Bene, detto questo, io vi saluto, vi do appuntamento alla prossima settimana con un altro video. Ciao!